Allora, eccoci, ci troviamo in Corso Buenos Aires, quindi centralissimo, comodissimo. L'appartamento è un 6 vani, quindi due camere da letto più una bella zona giorno ampia e vivibile, che è stato completamente in tutte le sue parti ristrutturato. Allora, qui alle nostre spalle abbiamo la porta di accesso blindata che ci porta direttamente nella zona giorno. Andiamo a farci una panoramica della zona giorno, che ovviamente è divisa in zona soggiorno e zona pranzo. Qui davanti a me abbiamo la cucina abitabile, il tavolo dove mangiare, quella è la porta che vedevamo prima d'accesso e questa è la zona living. Anche nelle parti comuni il palazzo è stato rifatto, scale, facciata, tetto è tutto a posto. Ecco, questa è la prima delle due camere. I particolari sono molto belli, pavimento in parquet, sono stati recuperati travi in legno dal soffitto, antichi, originali, recuperati, ripristinati. Questa è la più piccola delle due camere. L'esposizione anche qua è verso sud. Oggi non abbiamo un gran sole, ma comunque l'appartamento risulta essere sempre molto luminoso. Tra le caratteristiche positive abbiamo il fatto che è termoautonomo, quindi spese di gestione ordinaria molto contenute. C'è anche l'aria condizionata, quindi caldo-freddo tutto l'anno. Gli infissi sono nuovi, in PVC, tutte con apertura vasistas, e questo è il balcone che prende, diciamo, la parte sud dell'appartamento. Impianti rifatti, elettrico, idraulico, certificati, regolazione, il termostato che regola caldo e freddo. Ecco, questa è la seconda delle camere da letto, questa è una camera grande, anche qui abbiamo il parquet, doppia finestra, doppia esposizione. Questa sarebbe la camera matrimoniale utilizzata la camera per i due ragazzi, quindi due letti, armadio 4 stagioni. Ecco, poi altra caratteristica molto interessante è il fatto di avere i doppi servizi. Uno è utilizzato più come lavanderia, qua abbiamo la caldaia per il riscaldamento autonomo, la lavatrice, e uno molto ampio con vasca e doccia, molto bello. E alle mie spalle abbiamo la dispensa. Ecco, in fondo al corridoio abbiamo una comoda scarpiera nascosta dietro al vetro che abbiamo, allo specchio che abbiamo visto prima. Ecco, quindi ricapitolando un attimino, rifacendo un giro, un riassunto del giro un po' velocemente, abbiamo cucina a vista con zona pranzo, zona living da cui si accede alla porta d'ingresso blindata, una prima camera matrimoniale, sì, parquet e travi a vista. Ripeto, il riscaldamento autonomo, le spese di gestione sono decisamente contenute. Qui abbiamo la seconda camera, il primo dei due bagni. Questo è il secondo bagno, alla mia spalla abbiamo la dispensa e nascosto dietro questa specchiatura la scarpiera, ovviamente fatta fare su misura per sfruttare al massimo gli spazi. Ecco, e qua terminiamo il nostro giro.